viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio. L'idea è quello di essere un premio itinerante, quindi muoversi laddove c'è la sensibilità, la voglia, la cultura per accogliere la poesia, perché voi siete veramente tanti, i candidati erano 829 e quindi insomma è stata una selezione. Valentino Ronchi con il libro L'epoca d'oro del cineromanzo. Si abbassi, noi donne piccole siamo carine proprio perché così, perché siamo piccine. Dopo le faccio vedere il mio chitarrista quando si alza in piedi. L'avete visto? Anch'io. Le do questo microfono per farle una domanda. Lei è giovane, si traveste. Me lo dicevano 20 anni fa quando cominciavo. Sì. Vabbè, però diciamo che il cineromanzo. Grazie. Ma lo faccio apposta per metterla a suo agio, perché noi siamo tutti da una certa età. No, in ti su. Posso dire questo, però vale come risposta, non ascolto più la domanda. Lo sai che l'età dei poeti va divisa per due, no? Quindi sì. Ne ho 48, ma siccome non ti danno retta fino dopo un po'. 48 fratto 2 fa 24. Bravo. Tolto anche vuol qualcosa. Dire che a 24 cominciano vagamente a darmi retta. Sì, sì, è vero, è vero. Però pensa che ci può essere anche che non ti diano retta proprio fino in fondo, quindi potrebbe essere anche che non come una cosa buona, certo. Ma certo, grazie. Ovviamente, ma grazie a te invece della tua partecipazione, nonostante l'età, 48 anni è un bambino, ma noi andiamo avanti, non sarai punito per questo. Che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie.